Vorrei fare un harakiri dinanzi qua a tutti questi maestosi ragazzi. Facciamoli vedere, fate un applauso ragazzi. Bravi, bravi tutti. Allora, raccogliamo l'attenzione un attimo per spiegare il triste accaduto di oggi. È successa una cosa veramente molto brutta, non sto scherzando, al mio amico Roberto di Doppio Tutto. Sì, non si vede niente. Giriamoci di qua, venite di qua. Venite di qua. Cambiamo. È successa davvero una cosa molto brutta. E adesso ve la narreremo. Praticamente qui al parco di Cantuasnago, poi partiremo con il video, ma è doveroso fare questa premessa, venite. Al parco di Cantuasnago, Roberto di Doppio Tutto, qualche mese fa, appiccicò e mise anche in un suo video di YouTube, ovvero Ho bisogno del Cali, Ho bisogno del Cali, la canzone, il suo adesivo del canale, il suo adesivo riconoscitivo, ok? L'abbiamo trovato, post quarantena, ricoperto da un adesivo che attualmente, per sfortunati casi avvenuti, non abbiamo più. E per confermare la prova che Multiverso ha fatto questa stronzata, andiamo a vedere se esattamente. Vai Orte, che dura poco, insistiamo. E che fine fa? E che fine farà questo? È finito dove? Nello scarico del cesso? L'ha buttato nel cesso. L'ha scaricato nella lava. Che è il posto dove si merita di rimanere, dato che era stato sopra un altro adesivo. Si poteva appiccicare bene in altre parti, ma si tratta di una sorta di sfratto. Si tratta di una sorta di prepotenza. Sì. Vi spiego, praticamente qualche mese fa, esatto, come diceva lui, è stato appiccicato questo adesivo che avete visto anche nel video. Non si fanno ste cose. Non è che non l'avete visto, l'avete visto. Beh, allora, secondo te, un volontario che venga a spiegarci se secondo voi è opportuno o meno fare questa cosa qua. Si fanno ste cose brutte. Il testimone. Il coconut. Governo ladro, governo ladro. Sei d'accordo su questa malfatta? Allora io sono d'accordo perché l'avrei fatto pure io. Certo, è una persona pubblica attiva. Immagino. Dai, scherzi, parliamo seriamente. Immagino doppio tutto quello dei coconuts. Stava meglio. Dovreste farlo, dovreste provare a farlo. Davanti a Roberto. Piuttosto quello dei coconuts. Adesso Robby, cosa vuoi fare? Cosa vuoi dire a chi ha colto l'atto infame? Perché è un atto infame questo. Intanto lanciamo la sfida, quindi se c'è la sfida io l'accetto, cioè lui deve accettare, io c'è la sfida e accettarlo, ma cogli il dente finché è buono, no, il dente per mangiare, quello che la scimmia ci mette ogni tanto, anziché la forchetta, la scimmia, ti faccio capire, a te che hai fatto la malfatta, no, la scimmia ogni tanto quando mangiamo a cena prende un dente e se lo mette su anziché con la forchetta per mangiare meglio, perché lei è la scimmia, che gli frega lui, perché tu sei un parassita, te sei tipo una zecca zoomata e fatta qua a persona, tipo avete presente, no? Le zoomate degli insetti, animali che si vedono poi giganti dalla foto, ecco, lei sta, è una le zecche sono fatte così, tu facciamo vedere come zecca. Si è fatta una zecca, guarda che mi hai fatta una zecca, è fatta così, dai. un pidocchio, però ragazzi adesso il tema del video passa ad un altro, quindi chiuso questa parentesi qua, molto spiacevole, però cazzo, dille le cose, cazzo, non si fanno queste cose, non si fanno, sono cose che non si fanno, veramente molto brutte. È come se il forense mette la chiudiamo qua questa cosa, ma è veramente molto brutta. Il forense mette su filtro adesivo, vengo io, viene lui di turno, ragazzo qua di turno al telefono, ma non è per quello e che si mette l'adesivo, cioè, capito, ma non è quello che cazzo. C'è anche qua il piccolo Mattia, capito, dov'è Mattia? No, partiamo con Eric, aspetta, partiamo con Eric. Ciao, sono Eric, atleta coach nazionale di Calvin Harris. Calvin Harris, come sapete, è un DJ, il mio preferito, ma non parliamo oggi di lui, bensì di allenamento, ragazzi, un nuovo allenamento con Eric Neri, qui per noi, invitato a Cantuasnago dalle sue luride langhe di Ascoli Piceno. Ascoli Piceno fino a Cantuzzo, ecco la mongolfiera. Ma prendi scimmia, la mongolfiera. È stupenda. Ma qua si vede molto zoomata. Zoom! Questo è il primo esercizio di Eric Neri. Quando si vedono le mongolfiere subito bisogna girarla. Vediamo la scimmia zoomata un attimino. È un topo, non una scimmia, un topo. Allora, Eric, oggi siamo qua al parco. Sì, Eric. Eric, siamo qua al parco di Cantuasnago dove Gaggi fa l'allenati con Gaggi. Dato che oggi c'è Eric, faremo l'allenati con Eric. Oggi siamo noi. Andiamo a chiedere a Simone se è d'accordo a cambiare l'allenati con Gaggi in allenati con Eric. Vabbè, abbiamo un maestro. Abbiamo un maestro. Facciamo, se lui è d'accordo. Quindi, ragazzi, siete contenti di aver qua con noi Eric Neri? Aspetta un secondo. Che sta succedendo? Cosa succede, scimmia? Intanto, mentre che Roberto di Doppio Tutto sta andando a ravanare per trasformarsi meglio nel personaggio di Eric Neri, noi oggi insieme a tutti gli allenanti del corso dell'Allenati con Eric, qua invitato a noi, ci accingeremo a sudare molto, in maniera molto spiacevole, dato il libro da Colli Dritti che si è portato dietro. Ciao, sono Eric, oggi volevo fare pubblicità al mio amico Andrea Roncali che ha fatto questo libro. Grande Andrea, un applauso ad Andrea! Bravo Andrea! Bravo!
Puoi parlare? Parlo. Come sapete faccio parte del project Invictus, anch'io. Ho il project Calisthenics su YouTube. Ciao, ciao. Se n'è andato via ciao, uno. Sono Eric Ne. Quindi e non fa l'allenamento con te. Non fa l'allenamento con te. Lo fa la prossima volta. È un grassone, è un panzone. Come striscia la panza. Si vede che lui sfonda palmini, palmiero, eccetera, eccetera. Questo, io prendo le percentuali sulla vendita, quindi devo fare... A provvisione. Pubblica... No, esattamente. Beh, ti paghiamo dopo, certo. Però comunque... Per il disturbo. Bravo Andrea, che ha fatto un ottimo lavoro. Bravo, bravo. Complimenti ancora. Grazie Andrea. Ok, passiamo all'allenamento. Forza ragazzi, riscaldamento, subito. Eric, no, fallo tu, riscaldamento. Se volete, ragazzi, vendo anche una fotocamera della Sony 400... No, non è vero. Ok ragazzi, di cosa faremo oggi? Facciamo, vuoi inventare una sfida, Eric? La gara di Eric Neri vogliamo fare? Quanti siamo innanzitutto? Siamo in, alzi la mano chi vuole partecipare alla io, sfida. Io! 1, 2, 3. Simo partecipi? No, io devo fare la sfida dopo. È grande Simo, vai, per i grandi. Simo partecipi. 4 io, siamo in 4, 2 e 2. Potete fare un 2 contro 2, un double? Intanto un double guarda di cosa? Ragazzo, bravissimo. Facciamo un double di trazioni? Facciamo... Ragazzi, un double di trazioni? Ma volete fare una double skills? Royal Rumble? Ma tu farai il giudice. Per me va bene qualsiasi cosa. Double, treason, trazione. Allora, passiamo, trazione verticale. Trazioni verticale. Piegamenti in verticale. Dai. Va bene. Due esercizi. Spinta, tirata and balance. Va bene. And balance. Dai. Forza. And balance. Forza. Come forza partiamo con questa sfida, Eric? Eh? Come la facciamo la sfida? Max Rep? Max Rep, mi piace. Ciao Max Rep, che è il mio compare. A questo punto mi viene da chiedere chi è. Voi due siete Max. Insieme, sì, Coconuts insieme. E Max, noi facciamo anche l'amore, quindi. Cusceli. No, non è vero. Allora, io sono donna, con... Viene la treccia. Io sono con Rick. Hai dai, detto no, Rick? No, Rick. Hai detto Rick, scusami. Allora, facciamo un Max... Eric! Devo fare un Max Rep. Il mio compare è Ricky. Stavo provando. I Coconuts ci hanno sfidati. Quindi. Vai. Prima prova contraria. Sasso, Carmezzo o calza? Allora, dai, partiamo noi che siamo svantaggiati. Perché. Portiamo la pena da bere respirato, peli di scimmia. Siamo proprio contro l'uso, non si vede niente. Allora, Eric, come la stabiliamo sta gara qua? Quindi, max rep in 20 secondi? In 10. In 10 secondi? Va bene. Chi è che tiene il tempo? Un secondo. Tiene il tempo, facciamo Simo, il tempo a contare. Uno, ci pensa Simo. Partiamo? Vuoi farlo in 20? 3, max rep in 10 secondi. Ma aspetti, il tempo. Vado. E scusa, in verticale? Serve il cronometro. Allora, facciamo prima la trazione. In verticale, partiamo così. No. Ragazzi, ma rimanete, tanto qua c'è Flavio che ci sta ascoltando. C'è Flavio, Roberto, Flavio. Grazie, Roberto. Flavio, oh, qua bisogna sudare. Quindi, innanzitutto, Eric, mentre. In verticale, li facciamo dopo, non ci pensiamo. Un attimo, senza mettere troppi concetti alla telecamera, che già si stanca un po'. Vedete, ragazzi, copyright. C'è il copyright. Partiamo. Se non fai la verticale, puoi fare questo. Dai, 3, 2, 1, via. Vai uomo, vai diamante massello, contrai quel trapezio, sei, vai spartano 8, di Roma. 9, 10, 1, 2, easy. 4, 5, 6, vai spartano d'Atene. 8, quanto siamo? 9, 20. Come non mi avete detto niente? Io mi ho detto fai partire il cronometro. 14. Ah, vabbè, allora, 14 secondi. 14 e 61. 20, dai. 20 trazioni. Qua, come si chiamano? Pull ups! In italiano? Trazioni. Trazioni. Vai! Grande Eric! Dopo un applauso. Quanto? Sempre? 10 secondi. 3. 14. 14 e 61. E quindi non fate più di 20. No, 20. No, 20 li abbiamo contati. 14 secondi e 61. Allora? 3, 2, 1, via! Perché siamo tecnici. 3, 4. Madonna, crossfit! Sì, il butterfly lo fanno io. C'è da dire che si è allenato finora comunque sia Riccardo, quindi stop. È 3 ore che si allena. 15. Scassiamo, quindi siamo a 35. Volevo spezzare un lanza a favore di Ricky. Spezzata. È 3 ore che sta facendo plus in full plus. Quindi sarà anche un po' stanco, poverino. No? Avrebbe fatto molto di più di sicuro. Allora, io dico che se non ne fai. Ma che poi noi volevo un attimino una parentesi. No, ma fai un'altra sbarra. Sbarra dei Pokémon. No. Io mi sono sempre chiesto, qua forse mi avevate già risposto, ma ve lo richiederò. Tocca coi piedi. Ti chiami Michelone perché sei grosso e il tuo nome è Michele? Oppure è Michelone no, il nome? Michel One. Io mi chiamo
Edoardo. Michelone è il mio cognome. Ma wow. Michelone. Sembra quasi che ti chiami Michelone. Michelone, perché sei Michele grosso, grosso. Edoardo, però ormai Michelone. Michele, sapete, tipo Salvatore. Ma perché vuole fare il grosso? Credevi fosse grosso, perché fosse grosso. Anch'io pensavo Michelone. È il mio cognome. Svelato l'arcano, ragazzi. Io anche quando mi arriva l'iscrizione, io penso che Michelone dice, ma che simpatico, Michelone. È triste storia, ragazzi. Ma non sei l'unico, ma sei qua. Ma se indietreggi un po' e fai sull'altra, non sei meglio. Ma usa quella. No, dai. Ma come volete? Dai. Vai, scimmia. 3, 2, 1, via. Let's go. Se ne fai meno di 15, ti ammazzo, Edo. Forza, uomo! Vai! Vai che devi salvare la squadra. No, dai, dai. Su col mento, non è. Dai, non è così. Occhio dietro. Vai, uomo. Stop. Occhio, Robby. Ah, l'ultima volta. 12. Era dentro. 14 e 61. Ma quanto hanno fatto? 12. Abbiamo l'ultima 13. Cosa stai facendo? 13, segna 13. Sangue al cervello così, Ma... Forse. Provate poi. Allora, io sono, gira la sono il campione, ecco. Oh, madonna. Ah! Un minchia, come fai? Showtime GP, malato. Ti ricordi la skill battle? Lui tazzava i numeri. Sì. Queste sono tipo le ragazze che passano i round della box. No? Cioè l'intervallo tra un round e l'altro. Il Michelone che dia, c'è anche la treccia. No! Vai, Sergio! Ci siamo, uomo! Tre, spacca Ale? Tutto! 2, 1, via! 13! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, stop! Intanto, niente parolacce perché sennò la monetizzazione cala. Cala. Su 13 lui 14. E quindi abbiamo vinto ieri. Complimenti, non possiamo andare. Lui insieme a lui. Io ho fatto 20, lui 15, loro lui 12 e lui hanno fatto 13. E la squadra. Allora adesso prossima sfida è schifo Edo. Sarà di spinta o di end balancing? Ahia, mi fa male. End una balancing, spina. No, aspetta. Spinta end. Facciamo end balancing un attimo. Ho una spina. Io mando Michelone a fare end balancing. Qua. Va bene. È tipo il Pokémon. Ragazzi, dai, end balance. Facciamo massima tenuta di verticale. Quindi cronometro. Chi non la sa fare sale e scende. Siamo pronti? Robby, fai giudice. Dove vai? Sì, certo, valgo anche le parallele, le uso anch'io. Bastardi. Parto io. Ragazzi, pronti? Ah, non facciamo tutti insieme. No, no, facciamo... A cronometro? No, va bene, tutti insieme. Dai, tutti insieme. Dai, tutti insieme, Robby. Ma se aspetta, io la faccio... Così faccio fatica a riprendervi tutti. Mettiamoci in linea, però. Esatto. Nel prato. No, nel prato io non la dico. Qua, dai, qua. Allora, occhio, Ricky, che è dietro la sbarra. Si vede un cavolo. E poi basta. Dai, 3, 2, Eric D. Ok. Parti. 3, 2, si sente tutti? 1, su! Vediamo, parte anche il cronometro. Oh, io ho ucciso Yuri Keiki, ve lo dico. È già successo anni fa. L'ho visto, vero. Ha perso solo contro Gaggi forense. Chi è quello che cammina? Ok, mi sono stabilizzato. E intimida la gente così. Ho ucciso Yuri Keiki. Fate le foto perché sennò poi cadono. Forte! Ti sposti un po', grazie Gioia. Serzone, primo eliminato. Papà culo. Serzone eliminato. Fa niente. Ti perdoniamo. Siamo a 35 secondi, ragazzi. Guardali 35. Su come le rocce. 40 secondi. Tutto bene. Va tutto bene. Va tutto bene. Oh! Attenzione. Un bambolotto ci ha lasciato. Agri! È sfida! È un sì, allora, sì. C'è una zanzara addosso. Scusa, zanzara, Eric. Okay? Mi stai eclissando. Scusate, ti eclisso Cristo? Un minuto. Io. Tanto faccio una planche. Forense. Tac full. No. C'è stato un brivido. Tieni. No. Tieni Cri. Sbarre Forense ancora là, vediamo. Da 9:19 Forense. E anche questa è stata bella. È vinta. Ma poi guarda che io ho toccato qua e non per terra. Allora, occhio ai miei carabinieri qua, ci misurano loro la misura esatta. Allora ragazzi, c'è un giudice e giudice. Giudice. È vero. Zucca di giudice. Hai detto sono io giudice? Va. Giudice. Hai vinto tu quindi. Dobbiamo passare alla spinta. Ale. Cosa proponete? Piegamenti in verticale?
full planche. Piegamenti in verticale. No, piegamenti in verticale, dai. Piegamenti in verticale. Scenici. Dai, oppure dipper. Non li fai? Schiena al muro. A schiena al muro, sì, facciamo col muro. Oppure schiena al muro. Ma sì, no, liberi, dicevi. Se volete, liberi. Sì, liberi. Ma lui non ha detto niente. Neanche Sergio. Va bene, liberi. Qua contiamo di nuovo singole persone. Quanto siamo? 14, 15 minuti quasi. Crimi, affido a te. Con i piedi. Forense, se ha problemi con i piedi tra la sbarra. Ma se diciamo liberi, sono proprio liberi, se no. E là! Adesso facciamo il muro. Come volete, vuoi fare... Vai, però partiamo! Facciamo deep. Liberi, quindi. Parti, Eric. Parte di chi? Piegamenti, uno alla volta. Uno alla volta. Vai. Eric. Silenzio. Uno. Uno. Ok. Stop. Facciamo che appena scende la verticale, stop. Facciamo che gli diamo la possibilità che si è allenato 3 ore. Va bene, dai, altra volta. Dai. No, ma aspetta, ma dopo, alla fine. Ma fatela in X tempo. Fai tu, no? In X tempo. Ah, vai, Tacri. Ah, facciamo nel tempo massimo, ok? Facciamo sempre in 30 secondi qua. No, ricomincia pure. In 30 secondi, ragazzi. 3, 2, 1, via. In 30 secondi massimale. Dai. La sbarra. Vai, Ricci. Fai tutti i mezzi rom brutti, che tanto li contiamo comunque. 2, 3, 4. Vedi, ne avevo. Dai, shakera, come dice Gazzi. 18. 4. Vai. Non mollare. Come on, baby. 5, 5. Fai calla, dove vai? Dai, 5, 6. 2, 1, stop. Dai. Bello così. Grandissimo, dammi il pugno, grandissimo, ha vinto una gola d'oro. Un saluto a Callà. Allora ragazzi, per recuperare il recovery a Minos, vai a prendere, sono qua. Voi riposate di più, lordazzi, mi chiedo le spalle a pezzi adesso. Allora, però io mi metto qua perché mi trovo più comodo. Ditemi il via. Vai, Cri. 3, 1, via. Ci siamo tirati i cani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Yaskri, vai. 8, 9, 15, 10, vai, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 7, 4, 3, 12, stop. Dai, non era valido? No, porco dinci. No, ci ho provato. 15? Secondo me l'ha rifatto il 15, 16esimo. 5. Chi tocca? Michelone. Ne aveva fatti 5 lui, vero? Togli le scarpe, se no pesano 5. Siamo a 20. Io faccio tutto. Sei bilanzato con le scarpe? Ti tocca, raga, Mattia? No. Non è che ci siamo scaldati poi così tanto, in realtà. Cioè, perlomeno io no. No, ma lui lo sa. Sergio, sei pronto? No, va sempre giù così. Michelone. Con la panchina, lo fa. Guarda come devi tenere larghe le mani, basta. Perché ha le braccia lunghe. E c'è da dire che ha le braccia lunghe. Madonna, quando dai in piedi non mi per allacciarmi le scarpe. Veramente. Stiamo conoscendo troppi braccia lunghe in questo periodo. Simo, ci siete? Sì. 3, 2, 1, via. Michel 1. 1. Porca puttana. Ma no, non 2, 3, 4. Quanto dai. Pesa Michelone, ragazzi, diciamolo. Io peso 5, 6, guardalo qua. 7, 8, 9, 10, 11, bravo, dai. 4 chi? Se ne avevamo 12, 13. Quanto è il tempo? 30. Cazzo. 13. 13 è il vostro numero, raga. 8. Guarda che le gambe. Ma Dio Bono. Si può dire Dio Bono? No, sei di più. Sei di più, minchia, Michelone, sarai 86 al massimo. Sì. Dai, mattina... Sergio, quante ne deve fare Sergio per superarci? 16. 16. No, sono a 20 totali. Noi siamo a 20 totali. Quindi tu ci sono due squadre. Allora 7. 7. Ne fate 13 tu. Sì. Ok. Allora 7, porco dinci. 3, 2, non fare quando parto con il primo, così almeno va bene. Sergio, gli alleni i piegamenti si porto scatto. Sì, ragazzi, la vittoria è nostra. È da tipo, ragazzi, un applauso a Sergio. Dai, Sergio, via. Guarda come lo incita adesso. Via.
Uno. No, è fluido, è troppo fluido. Due. No, Flavio. Tre. Quando ti stai glissando, Sergio? Dai, dai. 10. Riposa. Chi te lo fa fare? 4. Dai, Sergio. 5. Dai, possiamo. 6. Almeno uno. Dai. 7. 8. Vaffanculo. No, 28. Le ultime tre erano re. Sì. No, dai, quindi guarda, terza sfida vinta sempre. No, vabbè, me lo dovevano dire prima. Vabbè, una cosa abbiamo detto. Dai, visto. una cosa. Ragazzi, ci sta, al termine di questa gloriosa giornata. Eric, tanto si sta dando la pazza gioia. Sì? Scusa. Sei un salutista, Eric. Lo so. Mangi banale tutti i giorni. E pisellina. Ma guarda la scimmia, intanto, poverina, cosa ne pensi di sta sfida, scimmia? È stata bella. Ma sei contenta, scimmia? Sì. Hai le orecchie sempre più grosse, tra l'altro. Voi sapete che la scimmia è più bella ancora di come già così è, vabbè, è bella, però con le orecchie a sventola sarebbe più bella, guarda, però te la faccio. Facciamoli vedere. No, scimmia, fammi vedere. È indispettito. Allora adesso ragazzi, firma scimmia qua, perché ragazzi, attenzione un attimo tutti. Beh, Sabri, è giunto il momento dell'arachiri. Ci mettiamo assieme se vuoi, cioè. È giunto il momento dell'arachiri forense. Ci dovremo ammazzare con una spada di tutti insieme. Ah sì, l'arachiri più bello vincerà un premio. Esatto, che giudicherete voi. Okay. La spada. Simo, arachiri. Ognuna la sua. Dobbiamo fare arachiri. La devi visualizzare. Ok. Vedi? Aspettate, eh. Di grano che ormai per anni ho visto. Orte, anche tu non pensare. Uno per uno, un arachiri a testa. Con che ordine? I samurai si ammazzavano dopo essere stati disonorati. Salutiamo Samurai Show. Salutiamolo. Amico Show. Un applauso per Amico. Bravo. Sempre con noi. E allora io, ricordando le dolci membra del mio caro Amico Show, guardo e danzo e ascolto e respiro. Percepisco Michelone qua alla mia destra. E Sergione un po' più in qua. Occhio che è pericoloso stargli accanto. Vedo mentre muore Roger Ortega qua in queste parti. Sto toccando la tetta sua. Ti piace, eh? E nel mentre cammino e ascolto, sento l'odore di Simone Crudo qua da queste parti. E continuo ad ascoltare il fetore d'una scimmia bollente con la testa calda e tutti i peli scompigliati qua. E afferro la spada, dimenticando ogni odore e ogni forma. Quanto la fai lunga. Sì. Mi sono commosso. Bravo! Grande forense! A chi tocca? Tocca a Robby. Ma come a chi tocca? Il grosso arachiri si è stoppato alla ripresa da sola, perché dopo 21 minuti circa di video la camera, questa Sony qua che è da cambiare ormai, perché ha raggiunto, dopo la spacchiamo, quando compriamo la nuova faremo il video che la spacchiamo. Dovremmo continuare. No, perché devi romperla? La prendo io. La spacco tutta io, la rompo in mille pezzi. Dai, chi è che vuole fare un arachiri tutti insieme, un arachiri guidato? Sì, bravi, un arachiri guidato. Nel tipo le squadre di nuoto sincronizzato. Un altro giorno poi, ovviamente quando lo rifaremo, farete l'arachiri da soli. Io ce lo faccio un guidato, quindi sulle mie parole voi danzate. Okay? Danzate per il momento giusto. Vai, dovete infilzare la spada nelle vostre budella, attraversando il pancreas, il diaframma, la costola. Ok? Prepariamoci, ragazzi. Ascoltando. Non vedo i samurai nel loro completo splendore. E vedendo il colore di massa del verde e tutto l'ammasso di carne di budello delle persone che stiamo guardando adesso, io chiudo gli occhi insieme a tutti i miei compari. Eccoli. Ondeggio con la mano destra, seguendo il flusso degli uccelli e il canto dolce del vento. Ma quali uccelli questi qua? Ma c'è i bambini in giro, che per favore, afferriamo la spada tutti, alzate il braccio con la spada e straetela fuori, bravi. Quale spada? Bravi, quella che è il tuo fianco sinistro, tutti avete una spada in questo momento al vostro fianco sinistro, sollevatela, alzatela, afferrate con l'altra mano la spada, con forte voracità, affondate. Belli. E dovete tagliare su e sputare poi. Se vi viene. Fede, porta un sacco nero che li tiriamo su tutti. Sei morto qui mio padre con il tumore nei polmoni, uguale. No! Sputava anche lui così. Adesso sei come mia nonna nella bara, uguale. Piazziamo adesso tutti gli sit. Azza!
scusa. Let's go. Mi sta sfidando. Ma ti eri infortunato? Qua c'è un bracciale. Per quello no. Di chi è? Di chi è sto bracciale? Qualcuno ha perso un bracciale? È mio. È mio. Ragazzi, grazie per aver partecipato. Questi sono i bracciali da motel. Ti amo tutti. Non ho mai più. Grazie, Coconuts. Narakiri al giorno toglie il medico. Grazie a Eric. Ciao, grazie a tutti. Iscrivetevi al canale mio. Grazie a Calisthenics Brain. Al parchetto. Per aver creato il parchetto di Cantù Asnago. Grazie, l'arachiri lo farò anch'io. E poi però Ortega. Se ha da spostare dei pannelli, si sa che volete. Non a noi. Andate a vedere sul canale di Simone, che presto uscirà un video. Per la quale noi oggi siamo stati stanchi in questo arachiri, perché ci ha fatto sudare. Stanchi e anche spaventati. E abbiamo trovato la formica regina del forense. Ci ha fatto spostare dei pannelli enormi, ragazzi. Che pesavano del forense? Sotto forma di sfida. Il forense ha ottenuto la formica regina. No, no. No, no. Sì, sì, portiamo a casa la formica e te la metto nel piatto poi mentre dormi anche. Le larve. Comunque sia, ragazzi, succedono tante cose belle in giro per il mondo. Oggi ne avete vista forse una, un arachiri di gruppo. Ma c'è gente che ci ascolta qua, bisogna un attimino intrattenere. Sono con la capa alla bocca siete, capociucci.